Abbiamo due ospiti questa sera per un nostro promo pubblicitario che riguarda una nuova trasmissione che dobbiamo organizzare all'interno di questo splendido ridotto teatrale che è stato aperto da Augusta nei giorni scorsi. E il primo ospite è proprio Mauro Italia, che è il direttore artistico, il patron di questo ridotto teatrale, che ha come nome Piccolo, un po' come il Piccolo di Milano. Diciamo la verità, Mauro, noi vogliamo imitare i grandi, no? Sì, sì, sì. Allora, è un ridotto proprio da tutti i punti di vista. Siamo su un piccolo palcoscenico, c'è una piccolissima platea, però c'è il foyer, c'è il bar, avete pensato a tutto. Ed è un ridotto che però serve anche per attività diverse, oltre a quelle teatrali, voi ospitate anche presentazioni di autori, di libri, di... avete realizzato recentemente un concerto di un nostro promettente baritono, Giovanni Di Mare, il quale sta emergendo, sta andando un po' sull'onda del successo di Marcello Guagliardi, cioè Giordani in arte. Allora, Mauro, cosa vi ripromettete, oltre a portare le stesse cose vostre, che in genere portate però nei teatri più grandi? In realtà l'idea nasce dalla voglia di realizzare un piccolo spazio culturale in una città dove sembra tutto ormai scadere. Una città che, a mio avviso, ha bisogno veramente di essere rivalutata, non solo per quelle che sono le nostre esperienze, che siamo un po' più grandi, per non usare il termine vecchi, ma che abbia... nel senso buono della parola, ma per il piacere appunto di dare anche delle possibilità ai giovani. Quindi abbiamo realizzato questo mio piccolo desiderio, che in realtà covavo da tanti anni. Il piccolo è un teatro ridotto, hai detto proprio, hai utilizzato forse il termine più esatto, ridotto in tutti i sensi, un piccolo palcoscenico, una piccola platea, un posto dove chiunque, e aggiungo chiunque, che abbia un'idea decorosa, permettimi il termine, dignitosa, dignitosa, un'idea dignitosa, può realizzare il suo spettacolo qui all'interno di questa piccola struttura. Non solo per quanto riguarda spettacoli, mi piacerebbe che qui magari si facessero delle presentazioni di libri, per esempio. L'abbiamo detto prima. Però questo mi sembra proprio un ambiente adattissimo per il cabaret. A Milano c'erano i cabaret un po' più grandicelli di questi, però questo mi sembra adatto proprio per poter lanciare eventualmente non solo talenti virtuosi, pianisti, baritoni, abbiamo detto, cantanti lirici, ma anche comici. Se ci sono talenti in questo senso, maschio o femmina naturalmente, no? Vediamo che Tizzetto è una comica irriverente, che prova anche fastidio per le sue battute a volte grossolane, piccanti, molto piccanti, e però sono anche comici. Abbiamo intervistato l'altro giorno Giovanni Cacioppo, a Città della Notte, anche lui un siciliano ormai emerso, non è più emergente. Ecco, vediamo un po', qual è la mia proposta? Il territorio deve essere non soltanto quello di Augusta, ma anche tutto il territorio, giusto? Ma in realtà, anche discutendo con una forma di collaborazione anche con l'emittente che rappresenta, certo, in questo momento, sarebbe bello creare anche, perché no, un palcoscenico aperto a nuovi talenti, dove magari sfruttando la vetrina immensa che è appunto internet, abbiano la possibilità all'interno di questa struttura appunto di proporre la propria arte. Voglio dire, ci sono diverse idee che si possono realizzare e noi abbiamo tutta la voglia e la volontà di realizzarle, insieme con persone che in qualche modo hanno la voglia di dare qualcosa, di trasmettere un messaggio, insomma, per far sì che in questa città veramente si riesca in qualche modo ad emergere, ad diventare una città viva. Si parla sempre di città fantasma, di città dove c'è poco, di città dove niente si fa. Invece sarebbe veramente bello che, magari, perché no, da qui, come da altri posti, da altre realtà della nostra città, si possa iniziare un cammino diverso, all'insegna anche del piacere di fare. Beh, il piacere di fare, questa è una frase molto importante, poi vorrei anche aggiungere che a volte le cose si fanno, però sono sotterranee, si fanno magari in posti che non sono del tutto deputati a questo tipo di iniziative. Per esempio si vanno al circolo ufficiali, al circolo sotto ufficiali, si vanno al San Biagio, anzi il San Biagio in questo momento è chiuso, è in ristrutturazione, e quindi non abbiamo spazi pubblici da questo punto di vista, quindi ben venga
in questo caso il piccolo dello stabile di Augusta, così viene denominata la vostra associazione, sì, stabile di Augusta, sì. Eppure non siete un ente pubblico, questo dobbiamo dire, perché di solito questa denominazione si dà agli enti pubblici. No, i teatri stabili, Catania, Milano, ci sono anche stabili un po' sparsi in tutta Italia, Genova per esempio, io ho citato quelli più importanti, sono pagati questi enti pubblici appunto dalla regione, dal comune, mentre voi siete assolutamente free, liberi e indipendenti. Tengo a sottolineare il fatto che siamo un'associazione culturale senza scopo di lucro, così anche il piccolo nasce per non guadagnare. Ma se uno poi in qualche modo guadagna per investire, anche per esempio per allargarvi un giorno, perché no, perché no? Per diventare proprietari poi di questa struttura, perché poi siete in affitto qua. Sì, in affitto. Infatti noi in diverse occasioni abbiamo detto che magari questo diventa come un banco di prova di questa attività, che possa in qualche modo diventare, con un po' di fortuna e un po' di buona volontà, anche un ritrovo un po' più grande, un po' più organizzato. Il sogno mio, tu avevi un sogno, io pure, tu sei riuscito a realizzare in qualche modo, io per esempio avrei il sogno, ma dovrei guadagnare come il nostro amico Franchi Di Franco, per poi chiedere la grazia a San Giuseppe, cioè io vorrei tanto vincere la lotteria per acquistare il ex cinema La Ferra, è in vendita. Sì, 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 sì. Quello sarebbe, penso, un'idea bellissima, ma i soldi purtroppo, uno spazio più che dignitoso. E ecco, adesso noi ci trasferiamo, qui passiamo sempre sullo stesso posto, no? Idealmente, sì, giustamente, dobbiamo far vedere anche il logo, importante il logo, ci trasferiamo idealmente e parliamo con Sebastiano Di Franco. Però Franchi per tutti gli amici, il quale vuole rispettare una tradizione, è la tradizione dell'asta di San Giuseppe, che lui segue da anni e adesso addirittura vuole emulare, forse Gioconforte, un personaggio discusso, discutibile, quanto volete voi, però è un personaggio sicuramente di grande presa. Guardate che Gioconforte è stato intervistato da Enzo Biagi, non so, voi vi ricordate Enzo Biagi, il giornalista televisivo? Attenzione, non è che è stato intervistato solo da me, per così, sono molti anni fa, non ho più di un'intervista che ho fatto allora con un'altra emittente, di cui non facciamo il nome, meglio così, no, perché siamo stati in qualche modo, noi ci stendiamo un velo. Va bene, allora Franchi, ma veramente questa provocazione, vuoi diventare emulo di Gioconforte? Ma veramente no, perché io quest'anno mi ero promesso, come avevo detto già l'anno scorso, che la mia promessa durava 3 anni. Cioè, hai fatto un voto? Promessa significa voto, sì, quando si tratta di queste devozioni, sì, è un voto? Sì, era un voto. Era un voto, prima che mio padre moriva gli avevo promesso di comprare il bastone per 3 anni, perché lui ci ha tentato, ma per problemi non ci è riuscito. Ci sono riuscito per 3 anni e avevo detto basta. Quest'anno volevo fare semplice spettatore. Ecco, una promessa al papà allora. Sì. Promessa quasi in punto di morte, voto a San Giuseppe. Sì, voto a San Giuseppe. E ce l'ho fatta per 3 anni. Quest'anno volevo fare da spettatore. Però, visto considerato il bastone di 5 metri alto, ferma... Parliamo del bastone per chi... noi collaboriamo anche con Antenna 1, no? di Rentini, dove hanno anche altre tradizioni, però è una televisione che viene presa anche a Mister Bianco, viene captata, la seguono. Allora, il bastone di San Giuseppe è un dolce, è un lunghissimo torrone di mandorle, giusto? Sì. Ecco, per essere chiari. Un lungo bastone fatto di mandorle, ed era 5 metri, e l'asta si era fermata a 750 euro. Parliamo dell'asta recentissima, di San Giuseppe 2014. Sì. È un'asta, ricordiamolo, che ogni anno, seguitissima da molte persone, e da tradizione, che è stata rinvigorita proprio da Gioconforte anni fa, quando, ve lo ricorderete, veniva con il sigaro grosso, fallico direi, fra le dita, aveva anche un anello vistosissimo da $50.000, un diamante, aveva, no? E le donnine procaci, bionde, molto formose, appresso, che erano le donnine del suo Mustang Ranch, cioè il lupanare o bordello del siciliano legale che c'era in America. Lui era il re dei bordelli. Guardate che a Gioconforte era dedicato anche un film. Ecco, Gio Pesci fa la parte di Gioconforte. Il quale Gioconforte, per dirlo a chi forse ancora non lo sapesse, è vivo, è vegeto, però è in Brasile,
non può tornare negli studi, se no lo mettono in carcere. Ancora, ancora lui si difende e dice che ancora ha qualche forza ancora residua con le donnine, ancora ce l'ha. Va bene. E allora, quindi quest'anno il bastone a 750 euro sembrava così una miseria, no? E questo è il concetto? Sì, sì, perché io l'anno scorso avevo preso un bastone di 3,80 m, sempre l'ultimo, a 1250 euro. E vedendolo fermo a... Questa volta era 5 metri. Sì. Quello di 3,80 a 1200 euro. E questo di 5 metri, vedendolo fermo a 750, ho detto, non può essere un bastone così bello e lungo, fermo a 750 metri. Ho pensato, vabbè, faccio lo sforzo e cerco di portarmelo di nuovo. E piano piano abbiamo aumentato l'asta, concorrendo con altre due persone che non so chi sono. Ah, ecco, così, in mezzo alla folla, in mezzo al pubblico. Sì, in mezzo alla folla. Ma era di 10 in 10, 10 euro in 10 euro, come funzionava? Sì, si aumentava di 10, di 20 euro, fino a 950 euro, e poi ho aumentato fino a 1000 euro, e là mi sono giudicato il bastone. Ma l'ho fatto quest'anno pure perché, per devozione verso San Giuseppe, che sono confrate da ben 3 anni, e poi per grazia ricevuta, perché a dicembre ho subito un delicatissimo intervento all'occhio. E invece è tutto bene. Sì. Ah, va benissimo, questa è una cosa bella. Ma c'è anche una frase simpatica che Frank ha detto e noi abbiamo anche poi pubblicato, cioè, sono soldi miei, no? Vogliamo ricordarla questa frase? Sì, soldi lavorati e messi da parte da me, ma non per comprare il bastone, messi da parte... pure se mi servivano per cose mie, mai chiesto una lira a mia mamma o a qualcuno dei miei. È una cosa mia che voglio fare ogni anno. Però, non per il bastone proprio, pure per altre cose mie personali. Bene. Ora, i soldi, 1000 euro, a chi vanno? Quanto per avere un'informazione in più? Ma credo... A voi, della confraternita, gestite voi... No, vanno sì alla chiesa che li gestisce per le varie spese che ci sono sia in chiesa sia durante la festa di San Giuseppe a Spira. Ora un'altra domandina, mentre Gio Conforte il bastone se lo portava a pezzettini negli Stati Uniti e lo donava a Frank Sinatra, The Voice anche tra gli altri, Frank Sinatra ricordiamo era siciliano di origine, Sinatra un cognome tra l'altro di quelli di pancia, no? Sinatra, Montalbano, avete visto? I Sinatra sono pezzi da 90. E Francesco Sinatra, Frank Sinatra, aveva un pezzetto del torrone che portava Gio Conforte. Mentre 5 metri di torrone, vinto questo torrone, 5 metri di torrone da Frank, tutti questi 5 metri a chi vanno? Ma ancora deve iniziare a dividerlo, andranno divisi con amici, parenti, conoscenti vari. No, adesso mi verrebbe fare la domanda un po' cattiva, non dico cattiva, così non so se è fuori di luogo, ma ai migranti ci abbiamo pensato, per i minori migranti, per esempio, che non conoscono forse queste cose, i dolci, non li conoscono, magari poi, ma anche pezzettini, no? Ma cercheremo di farcela arrivare a qualche pezzo tramite qualcuno che è là a lavorare dove sono messi gli emigrati. Ecco, adesso questa riflessione sui migranti ci porterebbe troppo lontano. Non so se poi noi dobbiamo chiudere questo nostro intervento qui, in questo momento e questa sera, anche perché Mauro Italia ha altri impegni, ci deve lasciare. E mi pare che Frank ha detto tutto, se non sbaglio. Però il problema dei migranti, sui migranti, è un problema che in effetti affligge la città di Augusta, che sembra essere la nuova Lampedusa, fino a domenica 23, il TG2 nazionale di sera, quindi l'edizione principale di domenica sera, ha parlato di questo problema che è duplice, dei migranti minori in quanto tali che si trovano una sorta di lager, quel che è il palazzetto dello sport a Brooklyn, requisito dai 3 commissari per questo scopo. E se voi andate a vedere, sono brandine tutte a fianco l'una all'altra, non c'è nemmeno la dignità, si parlava prima di dignità, vero? Di questi ragazzi che sono infatti adesso tutelati da Save the Children, organizzazione umanitaria che ha a cuore il problema dei minori migranti. Dall'altro lato, ecco il problema duplice, noi di Augusta abbiamo i nostri giovani, i nostri ragazzi, i nostri atleti che non possono fare sport ormai da nessuna parte.
perché il pala ionio, ecco Frank ci può dire qualcosa perché lavora all'interno del pala, il cosiddetto pala ionio. Ancora è valido questo nome? Sì, sì, ancora è valido. Noi abbiamo subito per 2 mesi queste, abbiamo avuto ospiti queste persone, circa 190, poi ultimamente 40, con le brandine pure all'interno del campo, che hanno annullato tutte le nostre attività, pure sia i disabili sia le anziane che fanno palestra rieducativa della terza età lì. E bisogna anche aggiungere anche i giovani delle scuole, non hanno potuto fare le loro assemblee perché c'era il palaionio occupato dai migranti. Ma perché sono andati via? Cioè, cosa c'è stato fra il... Come mai adesso poi hanno trasferito tutto al palazzetto di Brocoli? Su questa cosa non glielo so dire, però io da parte mia credo che sia il palaionio sia il palazzetto di Brocoli non sono strutture adatte per queste persone. Ma non ci dovevamo muovere, ora ci dovevamo muovere il 26 ottobre quando è arrivato il primo sbarco. Ma no, noi sportivi, tutta la città di Augusta, perché già noi siamo afflitti dai nostri problemi. Ben detto, il 26 ottobre, perché era già previsto che sbarcassero in continuazione. E allora bisogna pensarci prima, certamente non dipende da noi, né da Mauro Italia né da Frank di Franco, ma ovviamente dipendeva e dipende ancora oggi da chi in questo momento amministra Augusta.